C'è un nuovo protagonista nel mondo dei filati Tessiland. Questo protagonista si chiama Roxy. Se non lo conosci, lascia che ti mostri perché non potrai più farne a meno. Ma prima, occhio a quanto segue. Questo filato made in Italy di Tessiland ha un aspetto polveroso e super trendy e adesso con l'aggiunta dell'effetto pelosetto sarà perfetto per creare capi unici ma senza rinunciare alla facilità della lavorazione. Scopriamo insieme il Roxy! Come potete vedere c'è una sorta di catenella interna e poi un'esplosione di effetto, chiamiamolo vaporoso, che appunto è una caratteristica fondamentale del Roxy che lo rende davvero unico. Catenella che oltretutto, come vedete, ha un effetto un po' laminato, poi nei vari colori che seguiranno, che analizzeremo nel dettaglio, potrete vedere come cambia ogni volta, eccezione fatta nel nero c'è un contrasto, gli altri colori invece saranno tutti in tinta. L'impressione che dà questo Roxy è davvero quello di una nuvola, ma analizziamolo nel dettaglio. La composizione prevede 5% lana, 5% viscosa, 52% poliestere e 38% acrilico. Un mix che però, credetemi, genera davvero un gomitolo molto morbido, dalla struttura molto particolare. Parliamo di un gomitolo da 50 grammi per una lunghezza di circa 125 metri. Per una creazione realizzata con questa tipologia di filato, la lavatrice è da escludere. Infatti consigliamo il lavaggio a mano ad una temperatura che non superi comunque i 30 gradi. È possibile però stirare ad una temperatura che non superi i 110 gradi. È sconsigliato ovviamente l'asciugatrice, ma piuttosto è meglio riporre la creazione ad asciugare in una posizione piana. È possibile utilizzare tutti i solventi eccezione fatta il tetracloretilene e non è possibile candeggiare. Ma vediamo adesso tutte le varie colorazioni che presenta il Roxy. Analizziamo le prime quattro varianti di colore, che sono lavanda, jeans, rosso e pink. Nel dettaglio qui vediamo il senape, il panna, il cipria e il beige. Come potete vedere, nel beige la lavorazione all'interno tende un po' più al dorato, mentre nel caso del cipria c'è quasi un gioco leggerissimo, molto delicato di sfumature che è un mix tra cipria e un rosa davvero molto molto chiaro. Le altre tre tonalità sono il verde, l'acqua e il lime. Concludiamo invece con le ultime tre tonalità che possiamo definire quelle più classiche, più utilizzate. Abbiamo infatti il perla, il bianco e vedete un particolarissimo nero. Infatti la tonalità del nero è l'unica che ha all'interno la lavorazione completamente diversa, in questo caso oro e quindi in contrasto con il nero. Bello, vero? Ma cosa è possibile realizzare con questo Roxy? Beh, praticamente tutto. Cappelli, sciarpe, capi esterni, maglie, stole, davvero qualsiasi cosa. E da non sottovalutare questo effetto super vaporoso, che vi consentirà quindi di realizzare dei capi molto leggeri ma allo stesso tempo anche molto caldi. E quella lavorazione, quella sottile catenella dall'effetto metallico presente all'interno vi consentirà di brillare e di avere un tocco di luminosità anche nei periodi più freddi. Ma come avete visto è possibile utilizzarlo con l'uncinetto ma anche con i ferri. In questo caso mi riferisco soprattutto alle più scettiche sotto questo punto di vista. Anzi, vi do un piccolo trucco. Lavorate una maglia rasata e montatela dal lato rovescio. Credetemi, l'effetto finale vi lascerà a bocca aperta. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi anche su tutti gli altri social e quindi di seguirci su Instagram, Pinterest, TikTok e Facebook, sia sulla pagina Meglio di Maglia che sul gruppo Tessiland. Mi raccomando, iscrivetevi alla newsletter e seguite questa meravigliosa community creativa che è Tessiland. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!